La cronaca Paola Grassadonia, figlia dell'allenatore del Pescara, è stata aggredita. A Salerno. L'episodio increscioso è accaduto ieri sera nelle vicinanze dell'abitazione di Grassadonia a Salerno. È una vergogna il commento del tecnico Biancazzurro. Annabella Castagna, che è la moglie di Gianluca Grassadonia, ha scritto sulla sua pagina Facebook che dopo cinque giorni di minacce e insulti dirette alla famiglia, la follia consumatasi questa sera è intollerabile. Ha affermato inoltre: Nostra figlia, appena diciottenne, è stata minacciata e aggredita con spintoni e calci affinché il papà capisca tutto questo per una partita di calcio. Ci auguriamo che questi criminali ben lontani dall'essere tifosi vengano identificati al più presto anche perché questa è la prima volta il cui bersaglio della violenza è stato un componente della nostra famiglia. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno mostrato solidarietà in queste ore così tristi e concitate ma ci sembra chiaro ora più che mai che la nostra vita continuerà lontana da Salerno e ci auguriamo che civiltà e rispetto possano divenire prerogativa di tutti. La famiglia Grassadonia a sporto regolare denuncia. La Salernitana 1919 stigmatizza e condanna i comportamenti intimidatori ed offensivi messi in atto in queste ore. Tutto deve restare nell'ambito della vicenza, vicenda sportiva e sul rettangolo di gioco, si legge in una nota e purtroppo questa è anche la conseguenza di un clima costruito ad arte per generare odio da personaggi di basso calibro che puntualmente pubblicano sul web false notizie. La Delfino Pescara 1936 comunica che il tecnico biancazzurro Gianluca Grassadonia non rilascerà alcuna intervista o svolgerà conferenza stampa prepartita in vista della gara Pescara-Salernitana che ma garantirà come sempre la propria professionalità cercando di preparare al meglio la partita in programma lunedì pomeriggio allo Stadio Adriatico Cornacchia e in Oltre la società, oltre a porgere e a inviare il messaggio di solidarietà al proprio tecnico, si è subito prodigata affinché la famiglia raggiunga al più presto Pescara per garantire quella serenità, purtroppo venuta meno nella città di origine. Eh, le dichiarazioni contenute nei comunicati stampa le trovate integralmente sul sito di Rete 8. L'indirizzo telematico è www.reteotto.it